Eccoci quindi che entriamo in un nuovo argomento e questo nuovo argomento conclude tutta la parte etica che abbiamo finora trattato. Iniziamo a vedere una parte complessa di quello che è il vasto mondo etico, ma anche il vasto mondo medico, quando si parla di bioetica. Quando parliamo quindi di etica e di bioetica, intendiamo quindi naturalmente tutto ciò che abbiamo finora trattato, che l'operatore è un operatore a contatto con la persona umana. E qui inizia un significativo intreccio tra quello che è l'esercizio di competenze tecnico operative e quello che è l'assistenza alla persona bisognosa. Questo intreccio che cosa fa? Fa sì che si sviluppi un modello etico alla base e che divenga un modello più appropriato per maturare una adeguata coscienza di se stessi. E questo fa sì che si trovi all'interno di questo servizio quelle motivazioni profonde a quello che è il nostro agire e che aiuta anche a valutare correttamente tutte quelle che sono le nostre azioni e quello che possa essere è il servizio offerto da quella che è la moderna bioetica. Ecco, l'etimologia è la fondazione del termine bioetica. Abbiamo dal greco ethos e bios. Ethos, che abbiamo già visto in precedenza, comportamento, bios è vita. Quindi, con il significato attuale, il termine fu adoperato per la prima volta dall'oncologo statunitense che vi porto all'attenzione nelle slide. E quindi, senza soffermarci troppo su questi aspetti, ciò che va a determinare la parola bioetica è questa attenzione al comportamento in previsione della vita, in stretta correlazione con la vita. Ci sono poi delle definizioni sul che cos'è l'etica. È un'area di ricerca, un'area del sapere umano che ha come oggetto degli studi e dell'attenzione l'esame sistematico di tutta quella che è la condotta dell'uomo. Una condotta all'interno della vita e della salute. Va ad osservare qual è tutto, anche tutta l'escalation anche della vita e della salute della persona. È una disciplina quindi che si occupa dei problemi etici e morali all'interno di quello che è lo studio, la ricerca, sia biologica, ma anche della ricerca medica, della medicina, e viene connesso a tutti quelli che sono
gli esperimenti e tutte quelle che sono le scoperte scientifiche di cui l'uomo è protagonista in questo tempo contemporaneo. È una disciplina quindi che conduce un'analisi razionale di quelli che sono i beni, e per beni si intende la vita umana, prima di tutto, e di quelli che sono gli strumenti. Gli strumenti, oggi noi, nella nostra contemporaneità, abbiamo tutte quelle che sono le scoperte scientifiche, ma anche quelle che sono le tecniche, adottabili anche in base alle nuove tecnologie. Quindi in gioco, in biomedica, ad esempio, avviene questo: adattare o mettere in atto strumenti per fare che cosa? Un'unica cosa: per poter scegliere cos'è bene fare in un determinato momento della vita di una persona. Ecco quindi che ci sono anche alcune definizioni più aderenti a quelle che sono le nostre riflessioni nel campo soprattutto della vostra formazione per operatore socio-sanitario. Una definizione intende dire che la bioetica è un nuovo campo del sapere umano che ha come obiettivo quello di coniugare, unire, di tenere insieme, di studiare insieme che cosa? L'impatto, la relazione tra le conoscenze scientifiche e tutte quelle che sono le conseguenti applicazioni tecnologiche che si possono applicare sulla vita dell'uomo, facendo molta attenzione a non dimenticare tutto quell'insieme di valori umani e senza perdere mai di vista che stiamo trattando con una persona umana, con una sua dignità. Quando si parla di bioetica c'è anche un'attenzione da porre a quella che è la bioetica religiosa e la bioetica laica. La bioetica religiosa ha a che fare, ad esempio, nella nostra tradizione con quella che è la bioetica cattolica. La bioetica cattolica ufficiale, e cioè quando si parla di ufficialità per la Chiesa Cattolica, non è il discorsetto fatto dal prete qualunque durante l'omelia, o non è neanche il sentimento pietista o devozionale di un qualsivoglia gruppo. Quando si parla di ufficialità nella Chiesa Cattolica, si deve andare a ricercare tutto quello che viene detto all'interno del magistero. Un magistero che parla attraverso alcuni documenti, ad esempio le encicliche. E come si muove la bioetica religiosa? La bioetica religiosa cattolica, in questo contesto, si muove all'interno di quel paradigma di sacralità. La sacralità della vita, da qui parte tutto il ragionamento della bioetica, religiosa. E che cosa fa? Sostiene che la persona umana, che non è creatrice della vita, è così
non è neanche proprietaria della vita, dice la dottrina cattolica. Non può prendere iniziative in relazione alla vita, ad esempio in ambito di eutanasia. Perché? Perché la bioetica cattolica sostiene che tutto l'essere umano e tutti gli esseri umani hanno il diritto di vivere. L'uomo, dal momento del suo concepimento a quello della sua morte naturale, ha l'obbligo di mantenere la sua sacralità. Questo è l'aspetto importante da conoscere della bioetica religiosa. Per quanto riguarda la bioetica, laica, la possiamo prima di tutto focalizzare nel manifesto di bioetica laica del 1996 e potete andarlo a ricercare, dove viene con forza ribadito che noi laici non osteggiamo la dimensione religiosa, bensì la apprezziamo per quanto possa contribuire alla formazione di una coscienza etica diffusa. Quando sono in gioco scelte difficili come quelle, ad esempio, della bioetica, il problema per il laico non è quello di imporre una visione superiore, ma vuole semplicemente garantire che tutti gli individui possano decidere per proprio conto sulle scelte che lo coinvolgono. Qui si deve fare molta attenzione anche a quell'aspetto che non si deve mettere mai a repentaglio quelle che sono le credenze personali, quelli che sono i valori personali. Quindi la visione laica si differenzia dalla parte preponderante, perché è presente in massa delle visioni religiose, in quanto non vuole imporsi a coloro che aderiscono a valori e visioni diverse da quella che ha l'etica laica. Diversamente, ad esempio, per alcune movimenti religiosi che vogliono imporre anche a chi non ne fa parte la loro visione. Vi lascio alla vostra personale riflessione e anche al vostro personale impegno di andare a ricercare e informarvi sui due aspetti della bioetica religiosa e la bioetica laica, perché vi assicuro che ne entrerete a contatto all'interno di quello che sarà il vostro servizio. Dove agisce la bioetica e chi sono i soggetti della bioetica? Semplicemente, il campo applicativo è vastissimo, e abbiamo le problematiche all'interno dell'ingegneria genetica, delle tecniche di produzione assistita, della dignità della vita nascente, della cura di chi muore, della clonazione, della fecondazione artificiale. Abbiamo una campo di applicazione della bioetica vastissimo. E i soggetti, invece, sono ovviamente i filosofi, coloro che riflettono sui grandi problemi della vita, i teologi che riflettono sui grandi problemi della vita a partire dal logos, dalla parola di Dio,
teologia, scienziati, coloro che applicano i modelli del pensiero, i medici che lo mettono in campo e gli operatori sanitari, e quindi voi. Ci sono degli argomenti che danno origine a quello che è il confronto bioetico. Abbiamo, ad esempio, nel 1952 la scoperta scientifica della struttura a doppia elica del DNA. Questi argomenti che prendiamo, questi punti che prendiamo in considerazione, non li svilupperemo insieme, perché sicuramente li affronterete, e spero lo facciate, all'interno di quello che è la formazione con i professionisti del campo, nell'ambito infermieristico. Non dovete conoscere solamente come si rifà un letto. Ok, va bene, quello è importante, ma è importante anche capire cosa significa un DNA a doppia elica. Ecco. Noi per l'argomento bioetico lo prendiamo in considerazione perché dobbiamo sapere che da qui parte questo confronto bioetico, dal 1952, con la scoperta della doppia elica del DNA, della sua struttura. E quindi con la conseguenza che questo porta in sé, la nascita dell'ingegneria genetica. E dalla nascita dell'ingegneria genetica, nel 1953 nasce anche quella prima innovazione della pillola di Pincus, che anche questo spero andrete ad affrontare ed approfondire. Come agisce questa pillola? È una contraccezione ormonale. E quindi inizia ad essere preparata e inizia anche un confronto bioetico. Poi abbiamo i trapianti di organi, il sostegno artificiale delle funzioni vitali, le macchine, il concepimento in vitro, la clonazione, fino ad arrivare a questi nostri giorni, nel 1997. Vedremo nelle slide che seguono alcuni degli argomenti indicati, che vengono sviluppati più nel dettaglio e quindi non in modo attento e soprattutto in ambito infermieristico medico, ma a riguardo dell'etica. Quindi si apre questo dibattito bioetico e i temi principali del dibattito bioetico toccano argomenti che vengono definiti argomenti limite, argomenti di frontiera, come ad esempio la vita nascente e il termine della vita. È inevitabile che nel mistero complessivo della vita venga fuori il prima del nascere, poi il nascere, poi il morire, il dopo la morte, poi gli stati vegetativi, i pazienti terminali, abbiamo anche l'idratazione e la nutrizione dei pazienti terminali, di quelli che stanno in uno stato vegetativo, quello che è il testamento biologico. Sono tutti argomenti che toccano fortemente l'immaginario e l'intimo dell'individuo. La vita reale non ci dà più possibilità di agire automaticamente. E le posizioni sono spesso, e in modo sbagliate, posizioni assolute.
C'è chi concepisce la vita come un bene di cui non si può disporre, quindi non possiamo agire per toccare questo bene, e chi invece concepisce la vita come un bene di assoluta proprietà, è mio, e fa della vita, anche la vita, come la possiamo, la vita strumentale all'interno della società, uno spartiacque, una questione puramente ideologica, dimenticando però il riferimento principale e comune, e cioè quello della libertà di coscienza e il rispetto della libertà degli altri. Quindi, in uno Stato che vuole essere laico, il confronto, pur serrato, deve arrivare sempre ad una sintesi. Io ve l'ho scritto qui, personalmente penso che la vita sia un bene indispensabile e che con questo bene noi non possiamo scherzarci. Nessuno può toccare questo bene, che è anche nostro, prima di tutto. E se qualcuno va a toccare questo nostro bene, noi possiamo difenderlo, a partire anche da tutti gli aspetti che noi abbiamo visto fino a questo momento. E quindi tutto quello che riguarda il tema della vita, della bioetica, non è che finisce con la nascita e con la morte. E riguardo alla nascita, come vi scrivo qua, e specificatamente alla legge 194 sull'aborto, il numero 40 del concepimento medicalmente assistito, c'è la voglia e l'attenzione di rivederle. Perché queste leggi? Perché il mondo cambia. Occorre essere cauti per non rischiare alla fine di non riuscire affatto a migliorare queste leggi, però. Perché se io vado ad affrontare una legge, questa legge deve avere anche quell'attenzione particolare al presente. Riguardo all'inseminazione artificiale, molti ritengono che ogni procedura, come vi ho scritto qui, pur compiuta esternamente al corpo umano e assistita, quindi, non preveda selezione previa delle caratteristiche dei nascituri, di quelli che nasceranno da quella fecondazione assistita. E quindi bisogna attivare tutte le possibilità, tutte le attenzioni per far sì che questo si sviluppi nel miglior modo possibile. Poi abbiamo il testamento biologico. E anche questo, anche su questo punto ci sono diverse discussioni e anche molto accese. E anche delle divisioni molto molto nette tra le diverse posizioni. Il problema delle cure è un problema enorme e quindi non si può esaurire con una semplice lezione. Il problema delle cure è un problema che va affrontato, ovviamente non da noi, dagli specialisti, va affrontato e rigestito in modo completo, esauriente ed esaustivo, per dare alla persona la dignità di cui deve essere protagonista.
E quindi la particolarità degli stati vegetativi possiamo prendere in considerazione. All'inizio ci si trova davanti a dei drammi familiari, poi che succede? La vita è straordinaria in sé perché assume una dimensione diversa. Quindi nell'arco degli anni anche le famiglie si riorganizzano intorno a queste particolarità, a questi pazienti, a queste persone e ricostruiscono una nuova modalità di vita. Si trasformano, le famiglie si trasformano, assumono appunto una nuova dimensione. Però va detto che oggi sullo stato vegetativo c'è ancora molto da studiare. E non ci sono neanche certezze sulle diagnosi, eh? Ci sono situazioni che probabilmente non rientrano negli stati vegetativi, sono stati di minima coscienza. Bisogna stare attenti. A questo riferimento il Ministero deve dire con chiarezza quali sono i criteri di diagnosi e questo sarebbe molto importante nel campo biomedico. E poi occorre conoscere e capire fino in fondo il problema che si sta trattando. Molti ritengono che sia sbagliato e ingiusto che dire astrattamente che negli stati vegetativi si può togliere la nutrizione e come si chiama? L'idratazione, perché ci troviamo di fronte a pazienti che potrebbero magari in un secondo momento risvegliarsi, dopo un anno e mezzo. Forse questo avviene perché talvolta non sono neanche stati realmente messi a contatto o non si ha la certezza che quello sia uno stato vegetativo. E quindi proprio per questo c'è una gran confusione e si chiedono certezze in campo bioetico. Tutto questo che stiamo affrontando quindi fa parte del vasto campo sul problema della vita, della dignità della vita oggi. E se pensiamo a questa vita oggi e del suo significato, semplicemente facendo una legge o due leggi che possiamo considerare etiche, stiamo sbagliando. Perché? Perché non risolveremmo così le scottanti questioni che stanno sul tavolo, che abbiamo sul tavolo, sul senso della vita. Non si potrà cambiare in questo modo la società e non riconsegneremmo neanche il significato della vita a molti giovani che oggi l'hanno persa. Molti giovani non riescono a costruirsi una prospettiva familiare. Non riescono a fare figli non per motivi etici, ma bensì per motivi economici. Ci sono problemi come il lavoro, l'occupazione da affrontare. Anche questo è questione etica. Anche su questi grandi temi, noi tutti, nessuno escluso, dobbiamo davvero impegnarci e si deve sviluppare il dibattito con identica passione, anche sotto quello che è un profilo etico, perché la vita è anche questione di altro, è anche questo. Per esempio, no? Costruire ospedali che funzionino per evitare quello che è successo in questi ultimi giorni, no? È indispensabile. È indispensabile per l'assistenza alla persona. La vita è tutelare
la cronicità degli anziani, ad esempio. Evitare di considerare la vecchiaia una malattia e di programmare gli interventi nell'ottica della pura medicalizzazione. Se ci soffermiamo alla medicalizzazione della vita, è finita, finisce lì. Dobbiamo evitare, per esempio, che aumentino i suicidi. Anche questo è un problema. E stanno aumentando i suicidi. Aumentano i suicidi soprattutto nella fascia di età adolescenziale. Quello che io mi domando, ma ci si vuole occupare di questi problemi? Di questo problema anche in particolare, che è sempre più diffuso. Anche i desideri dell'eutanasia crescono. E si pensa che uno dei rischi maggiori che si corrono affrontando qualunque legge sul testamento biologico sia proprio quello di aprire la deriva all'eutanasia. Però tuttavia dobbiamo avere il coraggio di capire che la molla segreta che muove e modifica la società e che parte anche dal rispetto, la coscienza e la libertà degli altri è sempre più, diventa sempre più, fino il livello di comprensione. Diventa sempre più personale affrontare alcuni valori, soprattutto dentro un testo di legge, no? E un testo di legge cerca di affrontare questo, e cerca di identificare in qualche modo il valore con quella che è la legge, e rischia quindi di fare dello Stato uno Stato puramente etico. E ok, perfetto, ma bisogna agire anche con prontezza a quella che è la preoccupazione reale che si manifesta nella vita della persona. Quindi dobbiamo tutti avere il coraggio e l'impegno di mettere in gioco tutti questi valori, metterli tutti insieme, non ritenere che siano cose di esclusiva competenza degli altri, che non ci riguardano direttamente. Questo è in qualche modo sbagliato. È sbagliato affidare la loro estrema difesa o regolarizzazione ad altri e soprattutto a quello che viene definito lo strumento legislativo, no? Noi qui non parliamo di legge. Perché è anche del tutto riduttivo limitarsi a una sterile contrapposizione ideologica, ma invece è opportuno diventare ognuno con responsabilità, pacatezza soprattutto e rispetto, entrare quindi con in punta di piedi, a voce soffusa, dimessa, quotidianamente, pur non essendo esperti in materia, dei problemi, anche negli ambiti di quella che è la nostra attività personale, professionale, lavorativa, perché attiva è un modo di concepire il mio impegno e fa in modo che la società guardi avanti con serietà e con fiducia. Anche questo spetta all'operatore sociosanitario.
Quindi ecco che la bioetica apre anche un'attenzione a quella che è la formazione degli operatori sociosanitari. All'interno della riflessione bioetica si è evidenziato un campo di indagine proprio anche delle attività degli operatori. Abbiamo la pratica clinica e terapeutica, la prospettiva e l'obiettivo della riflessione che accompagnano l'operatività dell'operatore per valutare il valore e la qualità delle proprie azioni nel mentre che si sta impegnando a gestire tutte quelle che sono le relazioni di assistenza con i soggetti o con un soggetto in particolare che viene affidato a lui. Quindi la formazione è anche un'attenzione degli operatori, una formazione bioetica, perché è la relazione che chiama in causa l'operatore stesso, l'assistito, la struttura con cui l'operatore opera. Non opera da solo, eh. Opera con una struttura, pur dovendosi ricordare che il campo della dimensione propria, del suo azione, e quindi quella dell'osso, è limitata. E altre figure si impegnano in questi aspetti medico-organizzativi dell'assistenza in particolare. Quindi una formazione ha bisogno di avere chiaro dove l'OSS può arrivare e non aprire il campo e dire potete fare tutto. La parola chiave per definire etica e bioetica dell'operatore è il valore, è la tutela della persona umana. Questa è la vostra parola chiave. Per persona, quindi abbiamo visto che si intende l'uomo nella sua individualità e nella sua singolarità. Perché l'uomo è unico e irripetibile, è soggetto di diritti e di doveri, un essere che è costituito da diversi ambiti valoriali, tutte quelle cose che noi abbiamo detto, e assume un valore con sé e in relazione con gli altri. Un'apertura di se stesso agli altri. Questa visione etica dell'essere umano impone la necessità di tutelare il valore che la persona rappresenta, non in senso astratto, mi raccomando, ma attraverso le relazioni umane della vita. Tanto più non solo quelle della vita passata, tanto più quelle in cui manifesta una forma più o meno grande di dipendenza da altri. Una relazione di aiuto. E qui si sviluppa tutta la visione etica del tutelare la vita e il valore della persona umana. Vi ringrazio anche per quest'altra lezione che avete seguito. Vi lascio ai vostri approfondimenti personali. Prendete appunti, mi raccomando, riandate sulle slide e affrontate la vostra formazione con un'attenzione anche a quelli che sono i bisogni della nostra attualità.